Poi, d'improvviso, l'amore. In primavera incontra Grazia Letizia Veronese, una ragazza conosciuta un anno prima al Festival di Sanremo, poi scomparsa per un anno e dopo un anno eccola lì, di nuovo riapparsa. Grazia è una ragazza semplice, carina, e coltiva il seme dell'introspezione proprio come Lucio. Per Lucio Grazia è il massimo che possa esistere. Aveva trovato un'altra mano che combaciasse perfettamente con il suo guanto. E oltre alla nuova fidanzata, che poi diventerà la donna di una vita, Lucio cambiò casa, che definiva come il suo cervello, cioè disordinata ma creativa, piena di musica. E intanto preparava nuove canzoni. Lucio ed io stavamo dando nuovo significato a melodie, dove la lingua italiana scorreva veloce. Per la prima volta, dopo Modugno e il crocevia degli anni 50, la musica italiana poteva paragonarsi alla musica internazionale. Ma il maestro Battisti andava anche oltre. Lucio alzava e abbassava sipari, muoveva oggetti, accendeva e spegneva luci soltanto con l'utilizzo delle note musicali. Parlavamo e pensavamo. Pensavamo e parlavamo. E facevamo musica. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo per roccia ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, tue sfide il vento, e tu lo sai, sì tu lo sai, davanti a me. Quel che farei, che ne sai di un amore sbagliato, perché negli altri ritrovassi gli occhi miei, è finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, eppure quel che diceva chissà perché chissà, sì che ne sai, davanti a me c'è un'altra vita. Davanti a
Se puoi